Salve a tutti ragazzi, sono Poketonks, benvenuti alla parte extra di Piante contro Zombie. Allora, nella parte extra leggerò l'enciclopedia suburbana e vi parlerò un po' del giardino zen. Iniziamo dal giardino zen. Allora, in pratica nel giardino zen troverete inizialmente due piante. Con la knife io potete annaffiarle e loro vi daranno i soldi. Questa è la cosa importante. Poi potete comprare altre piante dal negozio. E poi ecco, in questo caso adesso lei chiede questo coso che costa 15.000 cosi. Io posso anche comprarlo, però non lo compro. Poi questa qua invece chiede lo spray insetticida. E ci daranno una moneta d'oro ogni volta. Poi brilleranno, non so perché. Adesso torno al menu. Adesso leggiamo l'enciclopedia suburbana. Iniziamo dalle piante. La sparasemi è la tua risorsa più importante da prima linea. Sparasemi contro gli zombie all'attacco. Danno normale. Come fa una pianta a crescere e a sparare così tanti semi in così in fretta e tutta da sola? La sparasemi risponde: quando ci sono di impegno, la dedizione è una colazione sana ed equilibrata, ricca di raggi solari e ferma al biossido di carbonio, si può fare ogni cosa. Girasole. Il girasole è essenziale per produrre sfere solari aggiuntive. Cerca di piantarne più che puoi. Produzione sfere normale. Il girasole non riesce a trattenersi, deve muoversi sempre al ritmo. Di che ritmo stiamo parlando? Del frezzante ritmo vitale della terra, un ritmo che solo questa pianta può sentire. Explosion. Ciliegia esplosiva. Le ciliegie esplosive fanno saltare in aria gli zombie, esplodono in pochi secondi. Perciò piantale vicino ai bersagli. Danno enorme. Portata tutti gli zombie in un'area media, cioè il raggio 8. Dove vi spiego? Ve lo spiego adesso. Il raggio 8 in pratica tutti i quadratini adiacenti, incluso questo qua. Uso singolo immediato. Ho voglia di esplodere, dice la prima ciliegia. No, saltiamo in aria, dice la sua sorella. E dopo un'intensa consultazione decidono di esplodere in aria, anche se esplodono per terra. Vabbè. Il muro di noce. Grazie al guscio resistente di cui è munito, il muro di noce può proteggere le altre piante. Resistenza elevata. La gente si chiede cosa provi ad essere preso continuamente a morsi dagli zombie, dice il muro di noci. Quello che non sanno è che i miei sensi sono limitati e quindi avverto solo un po' di solletico. Quasi come fosse un massaggio rilassante. Il tuber esplosivo, exploding patata, è potente, ma il suo innesco richiede tempo. Piantalo con anticipo. Esplode al contatto. Danno enorme. Portata tutti gli zombie in un'area ristretta. Uso singolo con un'attivazione lenta. Secondo alcuni, il tubero è una pianta pigra che si riduce sempre all'ultimo minuto. Lui non ribatte. È troppo preso a elaborare migliori strategie di investimento. Sparabrina. La sparabrina spara semi congelati che danneggiano e rallentano il nemico. Danno normale. Rallenta i nemici, vabbè, i zombie. Spesso la gente dice alla sparabrina che sono troppo fredde e dovrebbero sciogliersi un po', per non parlare di quando vengono invitati a rinfrescarsi le idee. Ormai si limitano ad alzare gli occhi al cielo, tanto le hanno sentite tutte. LOL. Venere mastica zombie. La venere divora uno zombie intero, ma è vulnerabile mentre mastica. Danno enorme. Portata molto breve. Segni particolari. Lunghe pause tra una masticata e l'altra. La venere mastica zombie era stata scelta come controfigura per La piccola bottega degli orrori, ma la sua gente ha chiesto troppo e l'affare è stato sfumato. Per fortuna lei l'ha presa bene. Brrr. Super sparasemi. La super sparasemi spara due semi alla volta. Danno normale per ogni seme. Radio fuoco per due. Due per. La super sparasemi è una pianta truce, cresciuta nella strada, non si fa intimidire nessuno, piante o zombie che siano, e spara semi per ottenere chiunque a distanza. Tuttavia, cova segretamente un segreto di amore, un desiderio d'amore. Ora passiamo alle piante notturne. Il mal porcino è gratis, ma può colpire solo una breve distanza. Danno normale, portata breve, dorme durante il giorno. Ha scoperto l'esistenza degli zombie solo di recente, ci svela il mal porcino. Come molti altri funghi, pensavo che fossero solo leggende o invenzioni del cinema. Partecipare a questa esperienza mi ha davvero aperto gli occhi. LOL. Mal porcino? Buon porcino. Il buon porcino dura una piccola sfera solare all'inizio e una sfera normale. Produzione sfere, lenta e poi normale. Dorme durante il giorno. Il porcino odia il sole. Lo odia così tanto che quando il suo metabolismo crea delle sfere solari, le espelle subito. Ai suoi occhi il sole è volgare. Fun porcino. Il fun porcino genera nubi di fumo che passano attraverso le porte. Danno normale. Portata tutti gli zombie in una nube. Dorme durante il giorno. Producevo spore per la fermentazione di un panificio, ma era un lavoro senza prospettive, dice il fun porcino. Poi, mal porcino, Dio lo benedica, mi ha parlato di questa opportunità di combattere con gli zombie. Ora mi sento davvero realizzato. Mangiatombe. Pianta o mangiatombe? Una. Mangiatombe su una tomba per liberartene.
Uso singolo, va piantata su una tomba. Segni particolari, divora le tombe. Nonostante l'aspetto terribile, la mangiatombe vuole che tutti sappiano del suo amore per i gattini. Passa ore come volontaria al centro locale di riabilitazione per zombie. È semplicemente la cosa giusta da fare, ha dichiarato. Ipnofungo. L'ipnofungo induce lo zombie che lo divora a voltare le facce e combattere per te. Uso singolo al contatto. Segni particolari induce uno zombie a combattere per te. Dorme durante il giorno. Gli zombie sono nostri amici, afferma l'ipnofungo. Si tratta di creature incomprese con un ruolo prezioso nell'ecosistema. Dobbiamo fare più per avvicinarli al nostro modo di pensare. Hypnosis. Porcino tiratore. Il porcino tiratore colpisce a lunga distanza e si nasconde quando il nemico si avvicina. Danno normale. Segni particolari. Smette di sparare quando il nemico è vicino. Dorme durante il giorno. Chi è? Sussurra il porcino tiratore, tanto piano che lo si sente appena. Andate via. Non voglio vedere nessuno, a meno che non si tratti dell'uomo del circo. Scusate se parlo veloce, ma lol. Brin porcino. Paralizza temporaneamente tutti gli zombie sullo schermo. Danno molto leggero. Immobilizza gli zombie. Portata tutti gli zombie sullo schermo. Uso singolo immediato. Dorme durante il giorno. Il brin porcino aggrotta le sopracciglia non perché è insoddisfatto o contrariato, ma per il peso delle lastre di ghiaccio che porta sulla testa. Queste qua. Atom porcino. L'atom porcino distrugge qualsiasi cosa in una vasta area. Inoltre crea un cratere su cui non cresce più nulla. Danno enorme. Portata tutti gli zombie in un'ampia area. Uso singolo immediato. Segni particolari. Crea un cratere. Dormi durante il giorno. Siete fortunati ad essere dalla mia parte, sostiene. Sono in grado di distruggere tutto ciò che amate. LOL. Piante per la piscina, quindi mondo 3. Foglia di ninfea. La foglia di ninfea può ospitare piante non acquatiche. Telefono. Segni particolari, può piantarvi sopra piante non acquatiche, può essere piantata solo in acqua. La foglia di ninfea non si lamenta mai e non vuole sapere mai cosa succede. Mettile sopra una pianta e non dirà nulla. Cova forse uno sconvolgente segreto di idee rivoluzionarie? Nessuno lo sa, la ninfea si tiene tutto dentro. Schiaccia zombie. Schiaccia il primo zombie che gli si avvicina. Danno enorme. Portata breve. Colpisce tutti gli zombie che travolge. Uso singolo. Sono pronto, dice l'amico schiaccia zombie. Forza, piantatemi in campo. Non c'è nulla che possa fare. Non c'è nulla che possa battermi. Sono quello che fa per te. Allora, cosa aspetti? Tripla sparasemi. Spara semi. LOL. Lungo tre file. Danno normale per ognissima e portata tre file. La tripla spara semi ha il backgammon. La lettura è starsene immobile nel parco ore e ore. Le piace molto andare a concerti, specialmente quelli di jazz moderno. Sto semplicemente cercando una persona speciale, dice. Il suo numero preferito è il 5, quindi ama... 1, 2, 3, 4... Ama il tubero esplosivo? LOL. Alga kombu. L'alga kombu è una pianta acquatica che trascina negli abissi il primo zombie che gli capita a tiro. Danno enorme. Uso singolo al contatto. Può essere piantata solo in acqua. Sono totalmente invisibile, pensa tra sé l'alga kombu. Rimarrò nascosta sotto la superficie e nessuno mi noterà. Le amiche continuano a dirle che la vedono benissimo, ma lei non cambia idea. Jalapeno spazza via un'intera fila di zombie. Danno enorme. Portata tutti gli zombie in una fila. Uso singolo immediato. Non sta per esplodere, non adesso, ma comunque molto presto. Ormai ci siamo, lo sa, lo sente. Ha vissuto tutta la sua vita in funzione di questo momento. Rovo. Il rovo buca le gomme e danneggia gli zombie che lo calpestano. Danno normale. Portata i zombie che lo calpestano. LOL. Segni particolari. Non può essere divorata dagli zombie. Questa è una cosa molto buona. Questa pianta è ossessionata dall'hockey. Va alle partite, si tiene informata sui giocatori e in ufficio vince sempre al Fanta Hockey. L'unico problema è terrorizzare dei dischi di gomma. LOL. Perché li buca? Tronco in fiamme. Trasforma i semi che gli passano attraverso in palle di fuoco che infliggono doppio i danni. Segni particolari. Raddoppia la potenza dei semi che gli passano attraverso che all'impatto danneggia gli zombie vicini. Il tronco di fiamme è amato e rispettato da tutti per la sua integrità, l'amicizia sincera e la capacità di aumentare notevolmente la potenza dei semi. Ma anche lui ha un segreto. Non sa leggere. Che LOL. Barriera di noce. Diciamo che è la digievoluzione di questa. La barriera di noce è una pianta difensiva che non può essere scavalcata. Resistenza molto elevata. Segni particolari, non può essere aggirata o scavalcata. La gente si chiede se vi sia una rivalità tra il muro di noce e la barriera di noce. Lei ride fragorosamente e ribatte. Impossibile, siamo fratelli. Se sapeste quanto il muro di noce ha fatto per me, ci rilassa poi con uno sguardo carico di significato. Piante da mondo 4, quindi piscina con... piscina notturna. Fungo di mare. Il fungo di mare è una pianta acquatica che spara spore dalla lunga portata.
Danno normale, portata breve, può essere piantata solo in acqua, dorme durante il giorno. Il fungo di mare non ha mai visto il mare. Fa parte del suo nome, ne ha sentito tanto parlare, ma non ha mai trovato il tempo di andarci. Un giorno però lo farà. Di notte però. La pianterna illumina un'area in modo che tu possa vedere attraverso la nebbia. Portata una fila, segni particolari, permette di vedere attraverso la nebbia. La pianterna sfida la scienza. Mentre le altre piante assorbono la luce ed emettono ossigeno, lei assorbe oscurità e genera luce. Spiega reticente. Non si tratta di stregoneria né di forze oscure, è solo che... Beh, ho detto abbastanza. Cactus spara spine che colpiscono bersagli a terra e in volo. Danno normale, portata bersagli in volo a terra. Il cactus è senza dubbio pungente, ma dietro gli aculi si c'era un cuore tenero, pieno d'amore. Vuole solo ricevere. Dare e ricevere abbracci. In più fanno fatica a prestarsi, ma il cactus non si perde d'animo. Ma da poco frequenta un armadillo che sembra che le cose vadano bene. Non ho capito niente di questo cactus. In pratica vuole abbracciare le persone. Brrr. Trifogliatore. Il trifogliatore soffia via tutti gli zombie aerostatici e la nebbia. Uso singolo immediato. Segni particolari. Soffia via tutti gli zombie aerostatici e la nebbia. Il trifogliatore ricevette una splendida torta per il suo 5° compleanno. Espresso il desiderio, soffiò con forza, ma spente solo il 60% delle candele. Invece di scoraggiarsi, da allora ha fatto tutto per migliorare. Mi sto impappinando. LOL. Sparasemi bidirezionale. Danno normale. Portata avanti e indietro, radio di fuoco, un colpo davanti, due colpi dietro. Sì, sono del segno dei gemelli, dice la sparasemi di bidirezionale. Che sorpresa, eh? Eppure avere due teste, o meglio, una testa con un altro affare simile sul retro, mi agevola parecchio il lavoro, vero. Frutto stella, questo è il frutto Amtaro. Danno normale, portata a 5 direzioni. Oh cavolo, dice il frutto a stella. L'altro giorno sono andato dal dentista e mi ha detto che ho 4 carie. Però ho un solo dente, contate pure. 4 carie e un dente? Come può essere? Boh. Zucca. La zucca protegge le piante che si trovano al suo interno. Resistenza elevata, segni particolari, può essere piantata su un'altra pianta. O anche un'altra pianta può essere piantata dentro la zucca. Datemi un secondo che bevo un po' d'acqua. Allora, negli ultimi tempi la zucca non ha avuto notizie di suo cugino. Pare sia diventata una grande star, una specie di leggenda sportiva, il campione di Peggle. La zucca è perplessa e preferisce ignorare la faccenda. E adesso? Calamifungo. Il calamifungo rimuove il metti e altri oggetti metallici dagli zombie. Segni particolari. Portata a tutti gli zombie delle vicinanze. Segni particolari, rimuove il metti ed altri oggetti metallici dagli zombie. Dorme durante il giorno. Il magnetismo è una forza potente, molto potente, tanto da spaventare un po' lo stesso calamifungo a volte. Non sembra, infatti è sicuro di essere all'altezza di tale responsabilità. Adesso ultimo mondo, finalmente. Il mondo di quello là, quello sul tetto. Adesso, quindi è mondo 5. Cavolpulta. La cavolpulta scaglia cavoli contro il nemico. Danno normale, portata traiettoria parabola. Scagliare i cavoli contro i zombie non è un problema per la cavolpulta. In fondo è pagata per questo e sa fare bene il suo lavoro. Ciò che non capisce è come abbiano fatto gli zombie ad arrivare sul tetto. Su questo è la mia teoria. Mi stanno cadendo le bottiglie sulla scrivania. Fortuna che erano vuote. Vaso. Il vaso contiene di piantare i semi sul tetto. Segni particolari, consente di piantare i semi sul tetto. Sono un vaso per piante, ma sono anche una pianta. Hai il cervello già in pappa? Chiccopulta. Lancia chicchi di mais e burro contro gli zombie. Danno leggero, chicco, e normale, burro. Traiettoria a parabola. Il burro paralizza gli zombie. La chiccopulta è il più anziano tra i fratelli Pulta. Inoltre è il solo che si ricorda sempre il compleanno degli altri due e non manca di prenderli in giro ogni tanto per questo motivo. Chicco di caffè. Uso singolo immediato. Segni particolari. Può essere piantata su un'altra pianta. Sveglia i funghi. Ehi ragazzi, ehi, dice il chicco di caffè. Ehi, che succede? Chi c'è? Ehi, avete visto? Visto cosa? Arg, dei leoni. Sì, il chicco di caffè è certamente uno che si fa prendere dall'ansia. Devo bere un po' d'acqua, scusate. Ah. Allora, aglio. L'aglio induce gli zombie a cambiare fila. Uso al contatto. Segni particolari, induce gli zombie a cambiare fila. Per l'aglio la devastazione non è un mestiere, ma una passione. Ha addirittura conseguito un dottorato di tecniche devianti a Bruxelles. A volte parla di vettori e matrici di repulsione per intere giornate. Eppure la moglie ancora lo sopporta.
Rapa ombrello. La rapa ombrello protegge tutte le piante vicine dagli zombie d'assalto e catapulte. Segni particolari, quello che ho detto prima. Sproing, dice la rapa ombrello. Ti è piaciuto? Posso rifarlo? Sproing. Oh, sono io mentre spunto per proteggere le cose che mi circondano. Sì, è così. Proprio così, credimi. Calendula, producono monete d'oro e d'argento. Segni particolari producono, donano monete, in pratica. La calendula passa molto tempo a decidere se donare una moneta d'oro o una d'argento. Ci pensa su. Guarda ogni aspetto, conduce una ricerca approfondita e si aggiorna con le pubblicazioni più recenti di materia. Ed è così che rimane sempre sulla cresta dell'onda. Cocopulta. Danno pesante. Traiettoria parabola, segni particolari all'impatto con come ridanneggiano i zombie circostanti. Non è falsa modestia quando le parole della cocopulta. Guardando al rapporto sole e danni, assicuro il danno più pesante di tutto il prato, spiega. Non mi sto vantando, fate i calcoli e vedete voi. Ok, adesso ci sono degli spazi vuoti. Questi spazi verranno riempiti man mano che voi comprerete questo tipo di piante. Per esempio, questo è il mitraia semi. Adesso vi leggerò direttamente cosa è un mitraia semi dal mio DS quando ho finito il gioco. Quindi non vi preoccupate. Allora, la mitraglia semi spara 4 semi per volta. Danno normale per ogni semi e velocità di ritiro per 4. Quindi ratio per 4. Si pianta solo e solo super spara semi. I genitori della mitraglia semi erano un po' preoccupati quando ha dichiarato di voler entrare nell'esercito. Ma tesoro, è così pericoloso, hanno protestato. Lei però non ha voluto sentire ragioni. La vita è sempre pericolosa, ha replicato. Ora i girasoli gemelli. I girasoli gemelli durano il doppio delle sfere solari normali, quindi produzione di sfere doppia, possono essere piantati solo sui girasoli. Fu una folle notte di esperimenti scientifici proibiti che il girasole gemelli videro la luce. Il cielo tuonava incessante, strane luci balenavano intermittenti e il vento stesso sembrava sibilare rabbioso di Nibo, ma invano. Erano vivi, vivi! Adesso ok, oddio le bottiglie. Questi sono i gran funporcini. Possono essere piantati solo sui funporcini. Ho sempre amato produrre cose dense, cortine di fumo, dice il gran funporcino. So che a molta gente questa cosa non piace. Dicono che non è educato e fa un cattivo odore, ma io ribatto. Preferite fatevi mangiare il cervello agli zombie? No, grazie. Adesso ci sono le code di gatto. La coda di gatto attacca tutte le file e fa scoppiare gli zombie aerostatici. Può essere piantata solo su foglie di ninfea. Bau bau! Si esprime così la coda di gatto. Nel sentirla vi restate perplessi. Vi aspettavate un miau? Come un gatto? Solo perché mi chiedo coda di gatto e assomiglia a un simpatico felino? Con me non funziona così. Mi rifiuto di assoggettarmi ai stereotipi. LOL. Avanti. Rovo di pietra. Il rovo di pietra buca le più gomme simultaneamente e danneggia gli zombie che lo calpestano. Può essere piantato solo su rovi. Il rovo di pietra è appena rientrato da un viaggio in Europa. Si è divertito parecchio, ha incontrato gente meravigliosa e ha ampliato i suoi orizzonti. Ma non sapeva che vi fossero dei musei così grandi e pieni di quadri. Un'esperienza davvero sorprendente. Abbiamo quasi finito, quelli sono i calamifunghi dorati. Allora, il calamifungo dorato può essere piantato solo sui calamifunghi. Come sono finito qui? Si chiede il calamifungo dorato. Ero al recupero crediti, qui all'angolo. Ottime indennità, bonus aziendali. Stavo per diventare il vicepresidente per le operazioni Midwest. Ora mi trovo in questo prato e rischio di essere divorato. Oh, una moneta! LOL. Sono rimaste solo due, giusto? Ok, allora. Cocombero invernale. Il cocombero invernale infligge danni gravi e rallenta un gruppo di zombie. Danni molto pesante. Portata traiettoria a parabola. Velocità di tiro 0,5x, quindi lancia più lentamente le cose. Segni particolari, all'impatto danneggia e congela i nemici circostanti. Può essere piantato solo su cocopulte. Il cocombero invernale cerca di calmarsi. Ha sentito che gli zombie stanno arrivando. Ce la farà? Sopravviverà qualcuno? Boh. Ultima cosa è il sparapannocchie. LOL. Tocca la sparapannocchie per lanciare pannocchie letali. Può essere piantata su due chiccopulte adiacenti. Cosa non avrebbe tanto di speciale la sparapannocchi? Ok, ha frequentato Harvard e ha fatto pratica in un prestigioso studio legale di New York. Può distruggere interi gruppi di zombie con un solo colpo. Ma dentro di sé, cosa è davvero unico? La pannocchia? Ok, allora, la parte extra è finita. Poi farò una seconda parte extra in cui leggerò i zombie. Ok, alla prossima parte extra. Ciao!